Strasburgo è la sede ufficiale del Parlamento europeo. Le commissioni parlamentari e alcune sedute plenarie si svolgono a Bruxelles, mentre il segretariato generale è a Lussemburgo. Con l'approvazione del Trattato di Lisbona i poteri e le competenze del Parlamento sono stati rafforzati e questo gli permette di contribuire in modo ancora più significativo al funzionamento dell'Unione. L'anno scorso i deputati hanno votato in centinaia di occasioni sulle questioni legislative più svariate che riguardano tutti noi in quanto cittadini, lavoratori e consumatori. Anche la Carta dei diritti fondamentali è diventata vincolante per tutte le istituzioni, obbligandole a tenerne conto in ogni atto legislativo o azione intrapresa. Le ultime elezioni europee risalgono al giugno 2009. Il Parlamento è attualmente costituito da 736 membri. I deputati provengono da circa 100 partiti politici nazionali e sono organizzati in 7 gruppi politici. Con il Trattato di Lisbona si sono aggiunti circa 50 nuovi settori alle procedure di codecisione che mette il Parlamento sullo stesso piano del Consiglio dei Ministri. Questi settori riguardano in particolare l'agricoltura, la sicurezza energetica, l'immigrazione, la giustizia e gli affari interni, la salute e i fondi strutturali. Il Parlamento svolge anche un nuovo ruolo nell'ambito delle istituzioni dell'Unione. D'ora in poi, infatti, voterà per approvare il Presidente della Commissione europea e dovrà dare il suo accordo per la nomina dell'alto rappresentante dell'Unione per la politica estera. Il Parlamento decide inoltre, insieme con il Consiglio, il bilancio generale dell'Unione europea. Il Parlamento è eletto a suffragio universale dal 1979 ed è ora la sua 7ª legislatura. Jerzy Buzek, attuale presidente del Parlamento europeo, è stato eletto nel luglio 2009. È di nazionalità polacca e appartiene al gruppo del Partito Popolare Europeo. Il presidente dirige l'insieme delle attività del Parlamento e dei relativi organi. Presiede le sedute plenarie e rappresenta il Parlamento in tutte le relazioni esterne, in particolare nelle relazioni internazionali, e per questo riceve spesso presidenti, primi ministri e altri visitatori di alto livello da numerosi paesi. Le relazioni con la comunità internazionale sono infatti di primaria importanza per il Parlamento e per tale ragione si impegna affinché l'Unione Europea svolga un ruolo sempre più importante nell'ambito degli affari esteri. I deputati siedono nei gruppi, costituiti in base alle loro affinità politiche, che operano come veri e propri partiti politici su scala europea, stringono alleanze e negoziano compromessi. Come in qualunque Parlamento nazionale, i deputati si riuniscono nelle varie commissioni, che elaborano gli elementi legislativi che saranno poi discussi in plenaria. Ogni cittadino può assistere in diretta allo svolgimento di queste riunioni, trasmesse in streaming su internet. Ogni mese i deputati si riuniscono in seduta plenaria a Strasburgo o in alcuni casi a Bruxelles. È in queste occasioni che si svolgono i dibattiti più importanti e il Parlamento vota per approvare o respingere proposte legislative e dichiarazioni politiche. Il Parlamento lavora oggi nelle 23 lingue ufficiali dell'Unione. Il diritto di esprimersi, parlare e leggere nella propria lingua madre è il fondamento della legittimità democratica del Parlamento europeo. Inoltre, in un'Unione allargata, è essenziale che le lingue siano rispettate, poiché esse sono il simbolo dell'uguaglianza di tutti gli Stati membri. La stragrande maggioranza delle decisioni del Parlamento europeo riguarda direttamente le nostre vite quotidiane, come nel caso delle tariffe di telefonia mobile all'estero. Infatti, attraverso le proprie decisioni, il Parlamento ha consentito la riduzione delle bollette di oltre 140 milioni di cittadini europei che utilizzano i telefoni cellulari quando si recano in un altro paese dell'Unione. Nell'intento di garantire i diritti dei cittadini, il Parlamento europeo ha anche fatto sentire la propria voce nelle relazioni con gli Stati Uniti, respingendo, ad esempio, in un primo tempo, l'accordo sui trasferimenti dei dati bancari della rete SWIFT. Una delle sfide più importanti che l'Europa deve affrontare è quella, da un lato, di rispettare le leggi del mercato, ma di garantire allo stesso tempo l'alto livello dei servizi sociali sui quali è basata la qualità della nostra vita. È in quest'ottica che è stato trovato un accordo per l'approvazione della direttiva servizi che consentirà a molte categorie di esercitare la propria professione ovunque in Europa. Ma l'interesse dei deputati non si ferma alla frontiera dell'Unione.
Le missioni di osservazione elettorale o il conferimento del premio Sakharov per la libertà di pensiero sono due esempi degli impegni assunti dal Parlamento europeo a favore della difesa dei diritti umani. A seguito della crisi che ha scosso l'economia mondiale, l'Unione Europea ha messo in campo una serie di misure che richiedono l'approvazione del Parlamento prima di poter essere applicate. Il pacchetto di supervisione finanziaria, per esempio, è stato votato dal Parlamento allo scopo di rafforzare i controlli a livello europeo e prevede fra l'altro la supervisione diretta delle istituzioni finanziarie a grave rischio sistemico, mentre la posizione sulla gestione dei fondi di investimento alternativi promuove la trasparenza e la riduzione dei rischi che metterebbero a repentaglio l'economia reale. Il successo dell'Europa dipende dalla capacità dei cittadini e dei politici di trovare insieme delle soluzioni. Uno dei modi migliori per partecipare a questo processo passa dal Parlamento europeo.